giocano ai dadi con la vita degli altri e giocano ai dadi con le leggi dello Stato, con le regole. Che cosa è successo? Che intercettando la privacy di alcuni potenti, alti funzionari, alti burocrati dello Stato, imprenditori e politici, è venuto fuori un fatto particolarmente agghiacciante, che la notte del 6 di aprile dello scorso anno, mentre tutta Italia piangeva, e piangevano i cittadini dell'Aquila scavando tra le macerie, c'era una banda di gangster che rideva, pensando a come lucrare sulla tragedia del terremoto. E quella banda poteva ridere sfregandosi le mani, perché grazie alle deroghe, alle normative vigenti, che il modo di governare secondo queste emergenze consente, potevano fare i cavoli propri, potevano appaltare qualunque cosa, potevano consentire ai loro circuiti economici di arricchirsi illecitamente. Un ragazzino dell'Aquila si è messo un cartello addosso e ha scritto su questo cartello una frase che ha cambiato la storia. Io non ridevo. Allora, una frase semplice, semplice, ma è una frase che può segnare proprio un punto di spartiacque nella coscienza civile di un paese. Vi ricordate i ragazzi di Locri, dopo l'omicidio Fortunio? Uscirono con uno striscione su cui c'era scritto ammazzateci tutti, ammazzateci tutti. Era il modo per sfidare la mafia, e dire io non ridevo significa esprimere la rabbia e l'indignazione di chi ha subito la truffa di una finta ricostruzione per motivi affaristici. Sotto le macerie dell'Aquila è finita la favola bella del berlusconismo e abbiamo cominciato a vedere il suo volto brutto. Badate, a questa crisi del berlusconismo ne sono seguite altre. Ci sono stati molti segnali, molte crepe, molte smagliature, no? Le smagliature nella tela del berlusconismo, una dopo l'altra. Io ne dico una che non c'entra con la politica, ma secondo me c'entra con la politica. Quando l'ultima sera, di un sabato sera, sono tornando a casa, stanco, stremato, morto, ho detto, accendo la TV, mi vedo un po' di TV, all'Italia monarchico-fascista, che era davvero il segno della berlusconizzazione di tutto, ma alla mia angoscia, alla mia voglia di andarmene in esilio, visto che è tornato il re esiliato, ma ne vado io, invece poi ho avuto la soddisfazione di vedere gli orchestrali per rabbia lanciare gli spartiti per aria e ho detto, beh, allora c'è speranza, possiamo restare qui a combattere per la buona politica e per la buona musica. Qui i gerarchi hanno lavorato nel Grande Fratello e nell'Isola dei Famosi, nell'opera di rincoglionimento permanente, di morfinizzazione intellettuale, in quella... hanno prospettato un mondo intero, e questo mondo lo hanno prospettato, come posso dire, dentro i sentimenti della vita quotidiana. Berlusconi è entrato nella pancia dell'Italia, ha fatto un'operazione stupefacente, nel senso tecnico, cioè ha drogato l'opinione pubblica. E che cosa ha fatto? Noi che veniamo dalla politica, che cosa possiamo raccontare di quel mondo che abbiamo conosciuto imparando qualcosa dai braccianti, dalle storie di lotta, dall'antifascismo? Che nel mondo la vita aveva un senso quando tu eri in grado di legarti alla vita degli altri e di coltivare sogni collettivi, sogni comuni, di condividere i sogni e anche di condividere gli incubi. E i sogni collettivi erano quelli dell'eguaglianza, erano quelli di un lavoro senza catene di schiavitù, i sogni di un mondo che potesse pacificarsi, che potesse vedere le diversità incontrarsi, il mondo della convivialità delle differenze. Era il mondo che tu sognavi, era quello che liberava Mandela quando io ero ragazzo, era carcerato perché era il capo della lotta contro l'apartheid. Sognavi un mondo senza dittature, senza lager, senza gulag, senza fosse comuni. Anche gli incubi erano collettivi. Avevamo l'incubo del fungo atomico
l'incubo della guerra nucleare, della guerra totale, l'incubo della violenza che tornava a cercare le proprie giustificazioni. Insomma, questi erano i sogni e gli incubi che ci hanno forgiato politicamente, civilmente, che hanno fatto di noi dei cittadini e che ci hanno inserito in luoghi collettivi, in comunità. Berlusconi è stato l'espressione della uccisione del sogno e dell'incubo come dimensione collettiva. Qual è il sogno nel tempo di Berlusconi? È il sogno individuale, è il sogno dello sgomitare, è il sogno del poter diventare velina, è il sogno del poter vincere alla ruota della fortuna, è il sogno di chi facendo il tronista pensa di poter finire nel salotto di Maria De Filippi, è il sogno di un successo e di un arricchimento facile anche se tu non hai fatto niente, non hai studiato, non hai imparato un'arte, un mestiere, è il sogno, diciamo, di una società scintillante e vuota, è il sogno che si vede nel Grande Fratello, appunto, dove la vita ruota attorno all'ombelico, quella casa che non ha libri, quella casa che non ha musica e cinema di qualità, quella casa che non ha finestre sul mondo, quella casa claustrofobica, no? E lì vive il sogno, diciamo così, del congiungimento pornografico del tuo ombelico e dell'ombelico di un'altra persona, cioè relazioni piccole piccole, senza storia, non viaggi in comune verso Itaca, verso Samarcanda, verso un mondo migliore, verso la società dell'utopia, non i sogni che i giovani in ogni generazione hanno coltivato e per il quale hanno imparato a diventare generosi, a esprimere solidarietà, a essere pietosi nei confronti del dolore del mondo. E gli incubi non sono più quello della guerra, della violenza, no, sono l'incubo dello straniero sul pianerottolo di casa, l'incubo che ti ha insinuato in testa Emilio Fede e quelli come lui, l'incubo, diciamo così, di uno più povero e molto diverso da te, che chissà perché rappresenta una minaccia. E noi, quando siamo diventati ricchi, abbiamo imparato a considerare la povertà una minaccia e abbiamo considerato i poveri dei criminali, in quanto poveri, colpevoli della loro povertà. E noi viviamo oggi col berlusconismo un'idea di legalità, un'idea di legge, che sostanzialmente vuole dire questo, in modo molto semplice. I ricchi sono sempre innocenti, i poveri sono sempre colpevoli. Questo è il processo breve di Berlusconi, non è altro. È l'ontologica innocenza del potere e la inevitabile fatale colpevolezza della povertà. Amici miei, questo è il medioevo postmoderno in cui Berlusconi ci ha precipitati e in cui noi siamo finiti anche per nostra vigliaccheria, perché non abbiamo fatto le battaglie che bisognava fare anche scontando di essere una minoranza. Perché bisognava dire che la vita è sempre sacra. Non potevamo, non si può, non si può, per paura di perdere, accettare di smarrirsi. Noi abbiamo perso le elezioni, ma prima di perdere le elezioni abbiamo perso l'anima, tante volte fingendo di non accorgerci che questo era un paese che si andava putrefacendo, che andava smarrendo il proprio codice civile, la propria memoria, l'idea di che cosa era accaduto, persino le storie di famiglia si sono perdute, la storia della famiglia italiana, della grande vicenda appunto delle lotte per la libertà e per la giustizia, ma pure le micro storie delle nostre famiglie si sono smarrite, visto che a un certo punto nel giro di 50 anni, e 50 anni è uno sputo nel tempo lungo della storia, ci siamo persi nonni, ci siamo persi vecchi, no? Pensate, è accaduto qualcosa che è antropologicamente epocale.